In Ucraina si protesta anche in auto. Circa 50 macchine si sono spostate da Kiev al villaggio di Gorenici per inscenare una manifestazione davanti alla casa del procuratore generale. Questa domenica l'opposizione progetta di marciare, anche in automobile, verso le residenze del capo dello Stato, del Premier e del Presidente del Parlamento. Consegneremo le tre domande principali del popolo ucraino: che i detenuti innocenti siano rilasciati, i colpevoli delle aggressioni agli attivisti siano puniti e il governo si dimetta. Pochi giorni fa la giornalista e attivista dell'opposizione Tetiana Chornovil è stata aggredita violentemente da ignoti dopo aver pubblicato foto della casa del ministro dell'interno Vitali Zakarchenko nell'ambito di una campagna per denunciare la ricchezza dell'elite politica. Una protesta si è tenuta fuori dalla casa del ministro.